città di Fano torna ad essere capitale internazionale dell'olio extravergine di oliva per un intero weekend. Sabato 21 e domenica 22 maggio si svolgerà il Gran Galà dell'Olio, l'oro d'Italia e del Mediterraneo, uno tra i più importanti eventi nazionali di settore dedicato all'olio ricavato dalle olive e dai suoi interpreti principali, gli olivicoltori e i frantoiani. Ma questa edizione porta con sé una grande novità. Per la prima volta si svolgerà nel rinnovato contesto del Pincio Expolia il Salotto dell'Olio, ovvero una mostra mercato delle migliori etichette olearie d'Italia e non solo. 30 le aziende partecipanti. In maniera molto ordinata, molto carina, dove ogni casetta conterrà due produttori, uno o due produttori che provengono con i loro prodotti dalla zona del territorio, ovviamente dalla DOP Cartoceto, con alcuni produttori del territorio, dalla Campania, dalla Puglia, dal Molise, dalla Sardegna, e avremo anche la partecipazione molto nutrita di una delegazione di produttori croati dell'Istria, quindi i nostri facenti parte oltretutto della comunità degli italiani dell'Istria, che saranno presenti perché hanno partecipato anche loro al concorso e sono produttori molto bravi, al pari dei nostri, che producono oli straordinari che potrete assaggiare e valutare nell'ambito della manifestazione. L'apertura della mostra mercato è prevista per le ore 10 con i migliori prodotti e di grande qualità. Molti dei prodotti che sono arrivati a concorso sono stati valutati con un punteggio superiore ai 90 centesimi, quindi sono da considerare nell'eccellenza della produzione mondiale. Questo va a vanto di tutti i produttori, con un piccolo merito anche di Olea, che negli anni ha stimolato sempre la qualità. I partecipanti alla mostra mercato potranno acquistare i migliori oli d'Italia e del mondo, perché a questa mostra mercato noi abbiamo potuto ospitare un numero limitato di produttori, ovviamente i migliori candidati presentatisi ai concorsi. Questo avviene soltanto a Fano, perché in tutte le altre fiere o mostre la partecipazione è spontanea e non c'è una selezione qualitativa. Questa è l'unica occasione al mondo in cui chi viene può acquistare con certificazione i migliori oli del mondo, da ritenere poi pietre di paragone per la qualità in casa tutti i giorni. Le premiazioni, in programma per sabato 21 maggio, si svolgeranno come da tradizione all'interno della Pinacoteca di San Domenico a partire dalle ore 16. La strada che stiamo percorrendo è quella della valorizzazione delle eccellenze locali e ovviamente in questo contesto è anche importante la valorizzazione enogastronomica. Si stanno portando avanti veramente diversi progetti. Olea continua a portare avanti questo grande progetto di valorizzazione dell'olio, come chiamato appunto l'oro d'Italia, con un concorso che ritorna a Fano. Ovviamente in questi due anni di pandemia è stato limitato, ma ritorna a Fano in grande stile, con veramente il meglio della produzione nazionale ed internazionale presente nella nostra città. La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Fano, con il patrocinio e il contributo della Regione, del Consiglio regionale Marche, del Ministero delle Politiche Agricole, oltre ai vari enti e istituzioni. We'll be right back.